Ciao a tutti amici di Ferro Team, questa sera siamo nel locale Indiga a Sottomarina. Come potete vedere c'è una splendida vista, si sta veramente molto bene. Adesso che è sceso il sole si sta anche meglio, perché fino a prima vi posso dire che si moriva di caldo. Oggi siamo qui perché c'è un'altra tappa di Miss Venice Beach, esattamente la quarta. Andrew, confermi che è la quarta? La quarta tappa di Miss Venice Beach, che questa sera si sfideranno 15 ragazze, forse anche un po' di più, perché non le ho ancora viste, perché oggi il backstage non è qui dietro, ma è dietro il locale, quindi non so dirvi quante siano questa sera. Però sappiamo sempre che sono più o meno una quindicina. Questa sera ci sarà anche la diretta, quindi potete tranquillamente seguirci anche lì. Che altro dire, che altro fare? Adesso vediamo se riesco a spiluccare qualche miss, se no ci vediamo dopo che ci godiamo insieme la sfilata e poi ovviamente alla fine per le interviste di rito alle vincitrici. Arrivati, benvenuti qua in Diga, quarta selezione di Miss Venice Beach. Stiamo per iniziare, 15 concorrenti in gara anche questa sera, ma solo 5 di loro passeranno il turno per arrivare alla finale. Benvenuti tutti quanti, come di consuetudine ogni nostra tappa di Tra Città e Sapore Miss Venice Beach inizia con lo show cooking. Questo perché il progetto di Tra Città e Sapori in tour per le spiagge venete promuove non solo le belle ragazze ma anche le bellissime località del nostro territorio e soprattutto i prodotti del nostro territorio, quelli certificati, garantiti, a partire subito dalla carne. Quindi io chiamerei il nostro macellaio di fiducia, Giovanni Cavasin. Eccoci qua, Giovanni. Buonasera. Tutte lo vogliono, ce l'ho solo io, il nostro super macellaio. Buonasera, allora questa sera vi presento la mia battuta al coltello marchiata sigillo italiano. La tua battuta al coltello, perché sì. La tua? Cosa perché ci fai di così particolare? Perché è solo mia. È solo tua? È buona, è garantita, è certificata. Ho la ricetta segreta, non la dico a nessuno. Ma tu sai che noi adesso, comunque, oltre alla presentazione qui sul piatto, faremo tutti dei cicchettini proprio alla classica veneziana da dare a tutti i nostri ospiti in assaggio, così possono davvero poi dirci se la sua battuta al coltello è quella migliore di tutte. Assolutamente. Giovanni, che cosa utilizzi? Allora, io vado ad utilizzare il fesone di spalla, che è un taglio magro, un taglio economico, un taglio succosissimo per fare questa battuta. E, a proposito, il sigillo italiano è un marchio che va a distinguere le carni quando andiamo al supermercato, quando andiamo in macelleria, proprio distingue la carne italiana, la carne buona, levata in un certo modo, in un certo tipo, con certi parametri e questo garantisce anche il benessere dell'animale. Questo perché? Perché alle volte quando si va a fare la spesa al supermercato o dal macellaio di fiducia magari si è anche un po' inesperti e quindi si va a chiedere un consiglio al rivenditore di qual è la carne più buona, perché scegliere una cosa piuttosto che un'altra. In questo caso il Ministero dell'Agricoltura ha deciso di realizzare questo, partendo proprio dal Veneto, con Unicarve, questa certificazione di Consorzio Sigillo Italiano, che viene dato, questo loghino qui lo vedete, rappresenta l'Italia e il nostro tricolore, a determinati macelli e allevamenti, proprio per certificare che quella tipologia di prodotto, quella tipologia di carne, viene allevata, cresciuta, macellata e quindi poi posta nelle nostre tavole con un determinato criterio di sicurezza e garanzia. Questo ci facilita molto la vita, perché? Perché basta semplicemente andare al banco della carne, al banco del fresco, riconoscere il logo e non devo neanche più andare a leggere l'etichetta da dove arriva, da dove non arriva, cosa ha fatto, cosa non ha fatto, perché il logo di sigillo italiano ci garantisce già tutto il resto. Assolutamente. Dico bene? Sì. È un crostino biologico macinato a pietra che sentiva più il gusto della carne. Eccolo qua, e allora facciamo una bellissima foto dove mostriamo anche la nostra battuta al coltello ai nostri due fotografi in gara questa sera, che andiamo subito a presentare, Matteo Veronesi e Marco Monetti, i due fotografi in sfida questa sera. Io, Giovanni, ti lascio al tuo lavoro, ci vediamo tra pochissimo, grazie. Take me to the nearest
Miss Venice Beach 2021, undicesima edizione, quarta tappa sottomarina, Indiga, conduce Elisa Bagordo. Buonasera, buonasera di nuovo, benvenuti a Indiga, un applauso al nostro corpo di ballo, grazie ragazzi. Le nostre miss fasciate in carica, quindi le elette. Nell'edizione precedente, il 2020, al Mosella Suite Hotel, l'anno scorso a settembre, Marzia Colonna, Miss Consorzio Sigillo Italiano, la nostra Miss in carica, Susanna Milosavljevic, Miss Venice Beach 2020, Greta Vanin, Miss Campello Motors, Anastasia Nicoletti, la nostra Miss Social, e Camilla Baldini, la nostra Miss Coraia, nonché la ballerina, l'étoile di Miss Venice Beach, e Dulcis in fundo, il più bel ballerino di pop di tutta la costa veneta, Andrea Bagnoli. Bravi ragazzi, complimenti, prendetevi un altro applauso e poi andate subito a prepararvi, perché qui il tempo fa TikTok e noi dobbiamo iniziare con la presentazione delle 15 ragazze. Andate a prepararvi ragazze. Allora, ci siamo, siete pronti? Vedo che anche la nostra giuria è al completo, io la presenterei subito, quindi inizierei da Renato Benetti di Pupillo, questa sera il rappresentante e distributore di Dim Bijou, ben arrivato. Ramon Alves, direttore dell'hotel Suite Mosella, ben arrivato Ramon. Jessica Dalbo, la nostra speaker di Radio Wow, nonché una nostra ex Miss di Miss Venice Beach, grazie. Elena Boscolonata, presidente del consorzio di promozione turistica Lidi di Chioggia, un applauso. Sento gli applausi qua, però poco, qua la giuria bisogna scaldarla, insomma. E poi proseguiamo con Francesca Pinelli, rappresentante dell'ASA, Associazione Albergatori Sottomarine Chioggia e Federalberghi. Quindi giurati, avrete un compito durissimo, ovvero quello di decretare le 5 miss che passano il turno. Votazione dall'1 al 10. Come mai fischio un po'? Vediamo se riusciamo a sistemare questa cosa. Ok, vado un po' più avanti, benissimo. Quindi votazione dall'1 al 10, ci saranno tre criteri, il criterio della presentazione, quindi il primo impatto, noi le vedremo sfilare per la prima volta e successivamente faranno ognuna un loro talento, si descriveranno, insomma cercheremo di conoscerle un po' meglio. Poi abbiamo il voto di portamento, quindi l'eleganza le vedremo sfilare in passerella come delle vere manchette. Terzo criterio, il voto della posa fotografica. Insomma, cercheremo questa sera di trasformare le nostre 15 concorrenti in vere e proprie modelle sulla passerella qui a Indiga. Io ringrazierei soprattutto anche i nostri partner, perché è proprio grazie a loro che siamo qui, quindi soprattutto dal gruppo Bielo, con Indiga, il Mosella, l'Associazione Albergatori, il Consorzio Lidi di Chioggia, la Fidelity Card, di cui dopo parleremo, perché insomma, super novità di quest'anno, Consorzio Lidi di Chioggia e Federalberghi, insomma, assieme anche la Regione Veneto, hanno promosso la Fidelity Card. Io l'ho provata anche questa mattina, perché l'ho avuta subito e un gioiellino, Francesco, avete fatto proprio un ottimo lavoro. Dim Bijou by Benetti Distribuzione, Gelé Beachwear, Campello Motors, 120% lino, la fornasotta di Gabriele Urban, che è colui che ha realizzato il maestro vetraio, che per la seconda edizione è riuscito a realizzare la corona in vetro e lo scettro della nostra nuova Miss, che verrà eletta a settembre. Il Mosella Suite Hotel, abbiamo detto, Corai e Buoni del Mare, Partner del Food, Consorzio Sigillo Italiano, Comunicare. I nostri media partner, il Gazzettino, Radio Wow, G di Ferro Team, Best Magazine e You Style. Siete pronti? Curiosi di capire chi c'è questa sera sul palco? Però prima voglio sentire un bel applauso, perché la giuria vota, però anche il pubblico, che mi può scaldare, la terrazza è piena, sempre stanno cenando, si godono questa magnifica serata e atmosfera qui ad Indiga. E allora, visto che siamo tutti pronti e caldi per la serata, iniziamo con la Miss numero 1, Elena Boscolo, 22 anni, 1,65 m, arriva da Chioggia del segno dell'Ariete.
lavoro. Com'è andata? Sei un po' più tranquilla ora? Sì, sì, sì. Perché dietro alle quinte sono tutte sempre molto emozionate di fare il primo passo sul palcoscenico. Ti sei un po' rilassata? Sì, sì, decisamente. Allora, raccontaci qualcosa di te. Cosa fai nella vita? Niente, io finalmente mi sono diplomata, ho conseguito il diploma di informatica. È stata abbastanza dura, perché comunque l'informatica è una materia sì, noiosa, però mi piace allo stesso tempo e okay, mi voglio impegnare. Ho finalmente trovato la mia strada, nonostante i 22 anni, e voglio laurearmi per l'università. E cosa vorresti fare? Scienze della formazione, voglio insegnare la mia passione ai ragazzi. E qual è la tua passione? L'informatica? Sì. Anche se è noiosa? Sì. Mo' gliela devo passare, però sta cosa me l'hanno noiosa, perché se no i ragazzi si annoiano pure loro. Vai, no, anche mi piace, insomma, complicarmi la vita. Ah, vabbè, perché insomma, cioè, ognuno ha il suo, dicono. Come ti descrivi a questo pubblico e alla giuria? Beh, forte. Una ragazza forte. Ah, io so che tu hai portato delle foto, hai portato un video o no? No, vuoi raccontare qualcosa di te? Dai, allora, perché comunque tutte le nostre ragazze che salgono sul palco compiono davvero un percorso importante, perché non è facile salire sul palco e mettersi così a nudo di fronte al pubblico. E tu hai preso questa passerella un po' come una rivincita, no? Una rivincita, sì, perché io personalmente sono stata bulimica per 7 anni, ho conosciuto la bulimia come un'amica. Pesavo 75 kg, all'inizio era più un discorso per dimagrire che comunque per del peso, e più continuavo più aumentavo questa voglia di dimagrire. È una sorta di depressione la bulimia, un disturbo alimentare caratterizzato da grandi abbuffate, e nel momento in cui tu hai le crisi, io non pensavo a nulla, io ero contenta anche nel momento che infilavo la testa nella toilette, ero felice, poi uscivo in mezzo alle persone e mi sentivo uno scoffalo, mi sentivo sbagliata, mi sentivo inadeguata. E invece hai tirato fuori la grinta? Ho tirato fuori tutte le forze che avevo, pesavo 35 kg e adesso ne peso 48, sono sana, sto meglio. Siamo contenti di avere questo impatto, perché comunque le emozioni sono forti da vivere e ci segnano, Bidone, e ci regalano comunque tanta forza. Tanta forza e felicità, perché se non le provi cosa ne pensi? Quindi buttati! Sì. E noi siamo contenti che tu ti sia buttata. Ottimo, ci vediamo più tardi. Tanti complimenti. Proseguiamo con la numero 2, Giada Greggio, 17 anni, 1,65 m, arriva da Polverale, provincia di Padova, del segno del Capricorno. Studio, ho appena finito la terza superiore, devo andare in quarta e ho studiato economia. E da grande vorresti? Da grande mi piacerebbe continuare gli studi all'università in psicologia per magari diventare una psicologa. Bene, insomma, ma vorresti andare a fare tipo uno dei psicologi, quelli di CSI, queste cose che si vedono in TV? Non si sa, lo scopriremo solo di bene. Come ti descrivi a questo pubblico? Sono una ragazza simpatica, altruista, generosa. Hai una bella lista, una sfida. Sì, insomma, basta così. Va bene, vuoi raccontarci qualcos'altro di te così il nostro pubblico riesce a conoscerti meglio? Quest'estate sono stata chiamata per lavorare, dato che avevo fatto lo stage con la mia scuola. E sono con te, mi hanno anche lasciato il negozio da sola, quindi per me comunque a 17 anni. E quindi sei soddisfatta della tua vita e della tua carriera. Bene, in bocca al lupo Giada, e ti scopriremo anche nelle altre due selezioni. Grazie. Va bene? Grazie. Numero 3, Chiara Vianello, 20 anni, 1,65 m, arriva da Chioggia, Venezia, del segno del Cancro.
puoi aggiungere il discorso Covid, mi fanno mantenere in forma, sto facendo braccia, ecco. Chiara, cosa fai nella vita? Io sono appena diplomata a ragioneria di indirizzo turistico e adesso sto lavorando in un hotel. E da grande vorresti? Qual è il tuo sogno nel cassetto? Mi piacerebbe fare l'hostess di volo. Ah, bello! E quindi quante lingue parli? Quattro. Ah, mannaggia, allora qua bisogna subito parlare in lingua, eh. So che tu hai un video, foto, che fai il canoe, ecco, e magari adesso ci racconti com'è nata questa passione e cosa stai facendo in queste foto. In questa foto sto... Parla qui col microfono. Allora, in questa foto mi sto preparando per la gara. Io ho fatto canoe 5 anni fa a livello agonistico, poi ho smesso perché con gli studi non ce la facevo. Ok, e quindi agonistico fino a dove sei arrivata? Cioè, hai vinto delle medaglie, hai vinto... No, non ho mai vinto. Beh, vabbè, insomma, hai ancora tempo. La strada è lunga e la canoa è sempre lì, non te l'ha portata via nessuno. Quindi mai dire mai nella vita. Vuoi salutare in lingua il pubblico di Sottomarina? C'è qualche inglese? Da dove venite? Where you come from? Italia, tutti dall'Italia. Vabbè, oh, fate finta di capire pure l'inglese, no? Ogni tanto. Salutiamo il pubblico in inglese, chiaro. In spagnolo, ok. C'è qualche spagnolo, chicas? Eccolo là, ce l'abbiamo lo spagnolo, vai. Buenas tardes a todos. Perfetto, hai capito? Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo rotto il ghiaccio, Chiara? Sì. Bene, allora ci vediamo più tardi e buona continuazione. Grazie. Proseguiamo con la numero 4, Valeria Reniero, 20 anni, 1,65 m, arriva da Valdagno, Vicenza, del segno del Capricorno. Frequento l'università. E da, di cosa? Facoltà comunicazione. E da grande vorresti? Mi piacerebbe diventare una modella di fazione. Beh, insomma, è con belle. Qual è, diciamo, lo stilista per il quale vorresti sfilare? Valentino, bene. Beh, insomma, anche qua noi poi le nostre miss partono sempre da degli stilisti così anonimi, sconosciuti, basici. Come ti descrivi a questo pubblico? Determinata. Testarda e perfezionista. Beh, sono tre aggettivi davvero importanti, Valeria. Quindi troviamo le foto di te che corri in go-kart, che è uno sport forse magari un po' più maschile. Sì. Ecco, raccontaci com'è questa esperienza. Questa passione è nata da mia mamma, che me l'ha trasmessa, e corro col go-kart da quando avevo 14 anni. Quello che mi piace, diciamo, che è l'adrenalina e la velocità che vuoi fare in questo mese. Infatti, a quanto corri? Arrivi a 130. Caspita, e hai qualche, fai anche dal punto di vista agonistico, hai vinto qualche competizione? Mi sono piazzata... Bene, ah, ecco, perfetto. Beh, insomma, quindi se dovete sfidarla in strada, mi raccomando, cambiate idea, perché questa vi lascia, vi fa mangiare in fumo, giusto? Si dice così? Vuoi dire qualcos'altro di te a questo pubblico, Valeria? Sei contenta così? Hai rotto il ghiaccio? Sei un po' più tranquilla ora? Benissimo, allora in bocca al lupo anche a te per le altre due uscite e buona continuazione. Numero 5, Vittoria Scarparo, 15 anni, 1,65 m, arriva da Este, in provincia di Padova, del segno della Vergine. Cosa fai nella vita? Beh, studio alle scuole superiori e studio amministrazione, finanza e marketing. Però tre belle cosettine, quindi da grande vorresti diventare? Ci sto ancora pensando. Cosa c'è dentro al cassetto quando l'apri, guardi bene in fondo? Una donna d'affari. Una donna d'affari, un'imprenditrice. Vorresti restare qui in Italia o magari
girare il mondo. Beh, mi piacerebbe molto girare il mondo, studiare soprattutto tanto l'inglese, perché ormai è una lingua fondamentale al giorno d'oggi, e viaggiare il mondo è anche il mio sogno. Bene, come ti descrivi a questo pubblico? Oddio, sono una ragazza molto solare e molto rumorosa. Cioè, che vuol dire molto rumorosa? No, mi incuriosisce. Perché quando sono in giro, comunque con gli amici, sono sempre la più casinista, guarda che sei una cacciarona. Che apre la festa. Quella che avrà anche la chiude magari. Esatto. Beh, io so che tu fai uno sport. Sì, vabbè, ho praticato sì, per 5 anni di pallavolo, però ho dovuto smettere perché non mi appassionava più. Come non ti appassionava? Ho smesso. Io so perché tu hai iniziato a uscire con i ragazzi. No, e quindi la domenica si fanno le partite e tu ti hai detto aspetta ma che qua se faccio la partita mi fermo. No, perché è amoroso. Dov'è il fidanzato? Ah, ok, però vedo che anche dalla parte di là quello in fondo ha alzato la mano. Come la mettiamo? Ti conviene tornare a giocare a pallavolo. Guarda, vai a prendere la tua palla e vediamo se conviene per andare a pallavolo o andare in giro ragazzi, perché qua sta storia, no? Dov'è il fidanzato? Là! E tu guardi, no? In lontananza e dici, ma com'è? Ci sono altre mani alzate? Sono dei pretendenti o qualcuno che non bisogna dire nulla? Vai! Vittoria, facci vedere che facevi in spiaggia o in palestra. Ecco, se vuoi puoi schiacciare sul finto amante. E quello è solo sul tavolo di là, io lo indico ma non lo guardo, faccio finta di niente. Va bene, aspetta che ti prendo il microfono, se no non ti sentiamo. Scusate, no, non ha detto no, non è il fidanzato, ha detto no, non è il fidanzato. Dopo poverino che non mi schiacci in faccia. Va bene, l'abbiamo abbandonato. No, come dire, non ti dico. Buona continuazione, ciao. Grazie, aspetta. Proseguiamo con la numero 6, Elena Porta, 17 anni, 1,70 m, arriva da Albignasco, in provincia di Padova, del segno del leone. Classico tutto Livio in Padova. E da grande vorresti? Il mio sogno nel cassetto è avere la laurea in medicina e vorrei diventare pediatra. Ah, che bello! Beh, sì. In bocca al lupo, dai! Grazie! Specialmente poi in questo periodo che di medici ne servono davvero sempre di più, insomma è comunque un bel percorso. Come ti racconti a questo pubblico? Quali sono gli aggettivi per descriverti? Beh, innanzitutto sono determinata. Riesco a raggiungere tutti gli obiettivi che voglio. Bene. Sono gentile e disponibile con tutti. Bene, ci fa piacere. Hai anche tu due fidanzati con serata? No, neanche uno? No, non è più. Ah, non è più, meglio. Questa è la risposta di scorta, no? Insomma, non si sa dove sia e così siamo tranquilli. Tu hai portato una chiavetta, perché comunque hai una passione che è lo sport e fai ginnastica ritmica, se non erro. Esatto, faccio ginnastica ritmica da quando avevo 4 anni. Caspita! E sono diventata agonista da quando avevo 8 anni. E hai vinto? Sì, un sacco di coppe. Da 2 anni sono campionessa regionale. Ok, brava! Allora vai a prepararti, devi togliere le scarpe e devi fare qualcosa? Allora vai a sistemarti e io poi ti lascio il palco. Nel frattempo sposto quest'asta alla faccia del Covid su e giù con l'asta perché non lo possono toccare. Quindi eccoci. Belle, brave le nostre ragazze. Insomma abbiamo iniziato. Ecco giurati, vi ricordo sempre il voto dall'1 al 10. Questa è campionessa regionale. Adesso vediamo. Io ne ho 15, quindi speriamo anche che non si facciano male. Siamo giù. Regia, siamo assicurati qua, vero? Tutto a posto. Vediamo. Elena, allora quanto ci impiega? Scusate, ho una domanda. Com'è la tartare di Giovanni? Buona, ottima, ti offre di più? Ne vuole un altro? Buona, perfetta!
Dove sta Giovanni? Giovanni, l'hai pagato il signore? Allora complimenti, allora io direi al tavolo questo qui del signore di fare un super bis, perché ti ha detto che era perfetta. Devo dire che questo è anche un complimento alla qualità della carne e al nostro certificato e marchio di garanzia Consorzio Sigillo Italiano, perché ovviamente va a premiare quelli che sono i macellai e i rivenditori poi del prodotto che hanno determinate carni, perché come dico sempre siamo ciò che mangiamo. Poi qui a Sottomania si mangia anche molto bene, no? In tutta la promozione turistica. Elena, ti sei persa? Dove sei, mia cara? La chiavetta ce l'abbiamo, il nostro DJ è pronto? Mettimi su un po' di musica, Big G, il nostro nuovo DJ, un applauso! Elena, il palco è tuo, vai con la tua musica, via! Lo spero. Bene, allora, ti mandano, togli gli occhiali, no, ragazzi, hanno detto togli gli occhiali.
medaglie. Vabbè, e mettiamo anche una bella musica sotto? Magari abbiamo una cosa incentivante? Devi... allora io ti dico che devi tenere la guardia, Tengo la faccia. Tengo la faccia, io mi sposto, a te il palco ragazzo. Vai, sta. Se mi chiamano, io ci sono. Perfetto, mi raccomando, tenete un bel bikini, che così ti invitiamo. Grazie mille, ciao Alessandro, vieni, vieni, Francesca. Allora, non toccare il microfono, tengo io, vai tranquilla. Allora, il tuo sport è la kickbox. Sì. Da quanto lo pratichi? Da. E ti piace, che emozioni hai? Mi sfogo più che altro. Vedo, con Alessandro speriamo di no, però. No. È stato bravo, vero? Sì, sì. È andato bene. In bocca al lupo, Francesca, buona continuazione. Numero 8, Giorgio Benetazzo, 20 anni, 1,70 m, arriva da Solesine, in provincia di Padova, del segno dello Scorpione. Studentessa universitaria. E da grande vorresti? Allora, io sto studiando mediazione linguistica con specializzazione in business, perciò mi piacerebbe tantissimo diventare imprenditrice. Beh, insomma, in bocca al lupo, ecco. E che lingua stai studiando? Ciao, mi sto puntando in alto. Stai puntando in alto? Cinese? No. Allora, sto studiando adesso spagnolo e inglese, però okay. Mi piacerebbe anche in futuro magari aggiungere anche cinese come lingua Perché ormai è davvero la nuova frontiera, no, la Cina. Esatto. Comunque dopo l'inglese e lo spagnolo bisogna iniziare a parlare anche il cinese. Mandarino o meno, non lo so, però qualche lingua di Cina. Certo, perché ormai tutte le creazioni sono tutte con la Cina, la maggior parte. Bene, come ti descrivi a questo pubblico? Allora io mi descrivo come una persona solare, determinata e a volte un po' testarda. Hai qualche hobby? Fai qualcosa? Sì, certo. Allora, mi piace moltissimo allenarmi in palestra. Ma circa... Aspetta, scusa, hai bisogno anche tu di un ospite dal pubblico? No, ma a questo punto... Alessandro, cioè, ormai sei il nostro gettone per questa sera. Sai che ormai se ci serve qualcuno, io conto su di te. È come la Fidelity Card, una carta garantita. Dimmi, Giorgia. No, faccio singolarmente, da sola, volevo fare qualche esercizio di palestra. Tutti insieme? Allora, prenditi, preparati. Allora adesso chiedo a tutto il pubblico, tutti sui piedi sul posto, visto che abbiamo tutti mangiato e bevuto qui questa sera all'Indie, si mangia anche molto bene, bisogna dire, oh, sui piedi, che fate? Mi siete incollati? Vanno incollati alla sedia? Dai, tutti su, belli, pimpanti, ecco qua, guarda il tavolo subito pronto, lui dovevamo chiamare alto, muscoloso, forzuto, o no? Siamo vicini, ciao Dino, come stai? Ben arrivato! Allora Giorgia, sei pronta? Quasi, 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 quasi. Allora adesso, Giulia, voi invece troppo cosa, ormai già state facendo ginnastica con la penna, scrivi il voto dall'1 a 10, è già troppo. Tavolo qua dietro, dai Giorgia, un'altra delle nostre finaliste. Fedro, venite su belli in piedi perché adesso si fa una lezione di ginnastica qui solo per l'Indiga al bar della spiaggia. Quindi vai Giorgio, partiamo con la musica con BG.
Giorgia, complimenti anche a te, se l'abbiamo fatto smaltire tutta la battuta al fratello che ha preparato Giovanni. Adesso Giovanni, sei pronto per fare un altro giro, perché sono pronti per ripartire tutti per il secondo round. Per il secondo round, ci vediamo più tardi. Esatto. Bocca al lupo e buona continuazione, grazie Giorgia. Proseguiamo con la numero 9, Giada Darugna, 20 anni, 1,70 m, arriva da Fonzato, in provincia di Belluno, del segno del Capricorno. A piccole passi si migliora sempre di più. 17, complimenti, tanti auguri. Come ti descrivi a questo pubblico? Allora, sono una determinata sicuramente. Sì. Timida. Ok. E testarda. Dai, sono tre belli aggettivi anche per te. Ma nel sogno nel cassetto, cioè nel cassetto, che sogno ci sta? Piacerebbe lavorare nel mondo della moda. Anche se, ecco, cosa vorresti fare in questo ambiente? In particolare la fotomodella, perché davanti alla fotocamera, non lo so, gli eventi, per quello che mi circonda, sono mio oggi. Ah, bene, bene, bene. Allora poi vedremo quando ci sarà la posa fotografica, che pose ci sviolini così ci presenti. Certo. Bene, vuoi dire qualcos'altro su di te? Cosa fai nella vita oltre a studiare? Frequento, diciamo, vado in montagna, mm-hmm. Mi piace tantissimo frequentare le montagne perché appunto è l'ambiente in cui vivo, essendo provincia di Belluno, mi ascolta e sono sportiva, quindi mi piace estremamente in volta. Bene, però ti piace anche venire al mare, perché insomma da Belluno sei certo, andata fino a qua. Stasera è la prima volta che lo vedo dopo l'anno scorso. Allora festeggiamo dopo questa chiusura del Covid, finalmente in questo amato mare si è fatto vicino. Bene Giada, in bocca al lupo e buona continuazione, grazie. Proseguiamo con la numero 10, Alessia Leone, 17 anni, 1,70 m, arriva da Padova, del segno dell'Ariete. Allora, nella vita studio al liceo Marchesi di Padova. E da grande vorresti? Da grande vorrei fare tutt'altro, ovvero fare medico chirurgo. E quindi perché sei arrivata al liceo Marchesi di Padova se poi vuoi fare tutt'altro? Perché è economico e sociale, però okay. Mi piaceva anche istruirmi, imparare. E che chirurgo? Il chirurgo di quale? Mi piacerebbe il chirurgo del piede. Del piede? Come mai? No, è interessante questa cosa. Perché... Allora, mi appassiona comunque aiutare le persone, mm-hmm. E essere d'aiuto, ad esempio, e negli ospedali appunto si vede un po' di tutto. Ok. E perché mi ispiriamo. Perché comunque la gente deve camminare, è una cosa importante. È l'arte che usiamo di più di mai. Bene, in bocca al lupo. Qui dietro vediamo delle tue foto. Cosa ci raccontano? Allora, io ho fatto un lot da quando ero appunto piccola. Mm-hmm. Hai iniziato proprio, cioè hai portato tutto l'album fotografico, ragazzi, state seduti comodi, ordinato il caffè. Di mamma, perché il tempo che arriviamo ai 17 anni e siamo più un'ora e mezza. Io sì, ho fatto un lot, poi okay. A 7 anni ho fatto un lot sincronizzato. Oh, che bello. Mi ho più smesso 4 volte alla settimana, più orari, quindi un bel impegnativo.
questo è il bagnino di salvataggio? È papà. Ah, papà, perfetto. Io ho bisogno di un creme dell'acqua, quindi io starei in acqua. Cioè, sono proprio... Bene, in quel modo sincronizzato dove sei arrivata? Hai vinto qualche cosa? Allora, siamo arrivati agli italiani, ho vinto Padova e dopo mi sono fermata. Allora, insomma, delle divergenze. Come ti descrivi a questo pubblico? Allora, mi descrivo una ragazza solare, testarda, molto testarda, e decisa, infatti, di voler arrivare a Roma. Bene, allora, ti auguro di arrivare davvero dove tu voglia arrivare, in bocca al lupo e buona continuazione. Grazie, Alessia. Eccola qui, la super fana di Alessia. Questo è il pubblico che ci serve. Lo sappiamo che la numero 11, Carlotta Callegaro, di Cittadino, 1,70 m, arriva da Monselice, in provincia di Padova, del segno della bilancia. Queste nostre ragazze hanno dei sogni nel cassetto davvero importanti. Ma oltre a questo, cos'altro vorresti fare? Cosa ti piacerebbe diventare da grande? Allora, il mio sogno nel cassetto è quello di crearmi un brand mio personale, appunto come ha fatto Chiara Ferragni. Ok. E è molto di ispirazione perché lei è riuscita a fare dal suo sogno il suo lavoro. E beh, questo sì. Quindi che marchio vorresti realizzare? Oddio, non lo so neanche, però... Cioè, ti butteresti più sulla moda, sulla cosmetica? Cioè, quale sarebbe il tuo sogno? Cosa vorresti realizzare? Oddio, abiti da cerimonia. Abiti da cerimonia. Beh, bello, insomma, in bocca al lupo. Vediamo qui, Carlotta, tu fai degli esercizi di ginnastica ritmica. Sì. Sì. L'ho praticata per 9 anni, però per problemi fisici ho dovuto smettere. Ok, devi prepararti? Allora, hai bisogno di qualcuno che... ti sostenga, che ti aiuta a fare le ruote, no, perfetto. Vabbè, io ho visto quel bel ragazzo lì che è scoppiato subito dopo i primi coffondi e il primo già vestito stretto. Vabbè, guarda, Alessandro ha fatto più bella figura, te lo devo dire, Alessandro ci ha dato un altro. Io volevo invitare tutto il pubblico che sta qui anche sulla diga, se volete potete entrare, l'evento è gratuito, quindi potete godervi la serata e anche mangiare un gelato qua seduti sul bar di Indiga, perché l'evento è davvero aperto a tutti. Sei già pronta, Carlotta? Perfetto. Allora, DJ, andiamo con la musica e il palco è tutto tuo. Ho capito, vabbè, dai, insomma, chissà che adesso si è sistemato? Sì, dai. Ok, mi raccomando che devi stirare ancora quei tacchi, dai. Buona serata, in bocca al lupo a te. Numero 13, scusate, 12, Giorgia Callegaro, 19 anni, 1,70 m, arriva da San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova, del segno dell'Ariete. Giusto?
Bravo, grazie, faccio bene. Da grande cosa, scusami, da grande, che fai nel frattempo? E poi vediamo da grande. Parla un po' più vicino qui. Io lavoro, faccio la babysitter e dopo do una mano in casa o già con mamma. Che bello, bene, un bel lavoro. Cosa vorresti fare? Cos'hai nel cassetto chiuso sotto chiave da voler realizzare? Dopo di anni, diciamo, vorrei tanto viaggiare, essere indipendente, autonoma, andare in giro, visitare musei, storia, mi piace. Beh, in bocca al lupo, io ti auguro davvero di riuscire a realizzare questo sogno. Come ti descrivi a questo pubblico? Abbastanza determinata, ultimamente sempre di più. Poi sono molto comunque amichevole, semplice, quindi mi piace questa natura. Molto anche. Bene, io vedo che qui hai un video hip hop in chiavetta, eccolo qui, lo vediamo a rovescio, hai ballato davvero rovescio. No, no, potrebbe essere una... La mia amica. La tua amica, adesso la chiamiamo, perché sai, giustamente con il video di adesso, metti che ha messo due ventute ai piedi, ma vuoi farci vedere qualcosa qui sul palco? Non riesco più, è da 3 anni quasi. Vabbè, ma noi abbiamo un hip hop doc, dov'è il nostro hip hop paro? Vieni, vuoi, ci lanciamo così all'ultima, dai, allora, dici, provami per favore, un applauso dal pubblico qua, dai, e le nostre ragazze, sapete che io sono un po' femminile, no? Io le presento sempre, voglio sempre vedere che cosa fanno. Allora abbiamo il nostro super ballerino Andrea Bagnoli, vieni Andrea, istruttore di hip hop, il più bravo di tutta Padova. Dove sta Andrea? Vieni. Eccolo qui Andrea. Allora abbiamo un'allieva nuova di hip hop, l'ha fatto tanti anni fa, insomma qua, 8 anni, beh, qua ti dà la carne, non quella di Giovanni, ma che gran cosa. Abbiamo una musica hip hop, BG? Ok, allora andiamo con la musica. Giorgia, siamo tutti con te. Vai, vediamo che fanno. Mi sono appena laureata. Bella, che bene, come è andata? Benissimo, 104. Bella, brava, secchione, bella, brava, secchione, le nostre miss. E ora cosa vorresti fare? Qual è il portone da aprire? Vorrei passare il test d'ingresso di scienze della formazione primaria, che è una magistrale a ciclo unico. E quindi da grande vorresti diventare un insegnante? Insegnante, sì. Per i bambini. Sì, e vorrei anche poi puntare ancora più alto, fare un master per i bisogni educativi speciali. Bello, bello, complimenti. Come ti descrivi a questa giuria? Ambiziosa, molto testarda e dolce. E dolce. Vedo che qui dietro invece vediamo un po' sport, che è una tua passione. Raccontaci qualcosa. Allora, io facevo pallavolo indoor da 12 anni, poi mi sono convertita, diciamo, a questo sport outdoor e ho scoperto un nuovo mondo, un mondo comunque di uomini e donne insieme, persone più grandi, un gruppo più grande e mi sono appassionata un sacco. Ho passato questa passione anche al mio ragazzo e adesso ci alleniamo insieme, facciamo tornei. Ti piaci su di lui, quando ti comporta male, fa il furbetto, ciao! Ecco, c'è qui anche il ragazzo di maglia? No. Almeno, però vedo sempre 2 o 3 mani alzate, non si sa, o è venuto da
fatto una sorpresa? Oddio, non credo, ma il vaccino. E che vuol dire? Insomma, meglio per lui, arriva vaccinato, Green Pass, ma non sempre comodo, è anche l'orologio. Sicuramente. Bene, vuoi raccontare qualcos'altro di te, Maila? Hai stemperato un po' la tensione del palco? Sì, sì, adesso sì, mi sono un po' ripresa, prima ero molto agitata e ecco, sì, si possono vedere altre immagini dei tornei che abbiamo fatto. E... Le hai vinti? Sì, abbiamo vinto dei tornei, adesso abbiamo una semifinale con il mio ragazzo e altri due ragazzi sabato. Quindi giocate a quattro? Giochiamo in quattro questo torneo, però alcune volte facciamo anche due per due. Due per due, bene. E niente. Beh, in bocca speriamo di vincere. In bocca al lupo da tutto il gruppo, quindi Indiga da tutto il nostro pubblico. E ci vediamo più tardi nell'altro super. Grazie Maila. Proseguiamo con la numero 14, Veronica Boscolo, 19 anni, 72, arriva da Chioggia del segno del leone. Buonasera a tutti. Urba Nord pronta lì ad applaudire per te, ti sei portato. Tutti parenti. Quanti fidanzati hai là in fondo? No, un fidanzato mi sta lavorando. Ah, meglio. Sei libera di portare chi vuoi alla serata. Cosa fai nella vita? Sto studiando all'Accademia del Lusso di Milano per diventare organizzatrice di eventi. All'Accademia del Lusso di Milano? E cosa si fa all'Accademia del Lusso di Milano? Sono curiosa. È tutto ciò che riguarda la moda anche. Ok. E l'interior design. Però io ho scelto proprio l'organizzatrice di eventi, quindi event manager. Come stiamo organizzando l'evento finora? Ti gusta? Benissimo, ti piace? Sei contenta? Bene organizzati, sì. Bene, bene, questo ci fa piacere. Come ti descrivi a questo pubblico? Sono una ragazza comunque solare, socievole e determinata. E da grande, oltre a diventare, diciamo, una organizzatrice di eventi, hai qualcos'altro che vuoi realizzare o... È già un bel impegno quello. Quello è proprio un bel impegno. Perché sai, poi chi li organizza alle volte anche li presenta. Come sì. È passato per... Per adesso no, però non si sa mai nella vita comunque. Non si sa mai. Allora io vedo che anche tu balli, hai portato una musica. Sì. Ti serve un ballerino? No. Allora, ma cosa dire? Lì si stacca subito. Quello di là tiene botta, ok? Se no abbiamo il nostro che è un gran figo. Però vuoi andare da sola? E allora vai da sola, meglio soli che male accompagnati, dimmi. Ah, aspetta, allora che canzone aveva? Ne mettiamo un'altra? Allora Veronica, mi dicono dalla regia che la chiavetta che hai portato purtroppo non si legge la musica. E riusciamo a scaricarla magari in un 1.48? Possiamo abbinarla con un'altra musica, Veronica, a tuo piacimento? Vediamo adesso cosa ci trova il nostro DJ, magari diciamo questi sono gli inconvenienti della diretta, può capitare magari tirando fuori la chiavetta velocemente. Salutiamo anche la nostra Miss Vanessa K, che testimonia il DD per Bijou questa sera, dopo la vedremo sul palco. Eccola qui. Dire ragazzi, come sta andando la serata? Avete già addocchiato, mancano ancora due però, mancano ancora due, cioè questa e la 15. Quindi vediamo se siamo pronti. Io nel frattempo volevo ringraziare ovviamente i padroni di casa che ci ospitano in questa magnifica serata, quindi ringrazierei Valentina e Simone che si sono prodigati da questa mattina per realizzare questa bellissima serata. Grazie. E poi voglio dare appuntamento alla finale, al super reality show che faremo per la finale di Miss Venice Beach. Onestamente è la seconda edizione del reality con le Miss, che si terrà quest'anno dal 13 al 17 settembre al Mosella Suite Hotel, proprio qui dietro, quindi si può prenotare in uno degli alberghi e in una delle stanze del Mosella per vivere una giornata con le Miss e soprattutto durante anche la cena di gala del venerdì sera per assistere
assistere proprio alle lezioni, quindi anche lì moda, spettacolo, divertimento, ne vedremo davvero delle belle. Quindi per chi volesse passare una serata diversa con noi, andate sul nostro sito www.missvenicebeach.net e trovate poi tutte le informazioni, oppure chiamate direttamente Ramon, che è il nostro factotum lì al museo. Dico bene, Ramon? Giorno e notte sempre presente e disponibile. Vediamo la Veronica se è pronta. Nel frattempo ringraziamo di nuovo anche i due fotografi in sfida. Dimmi, balli insieme? Ah, vedi, ma l'occhio... Ah, ha scelto Bonazzo, ragazzi, eh. Alessandro, mi dispiace, non so come si chiama il signore qui. Mattia, te t'hanno depennato subito dall'inizio, eh. T'ha messo una croce sopra e quindi... Andiamo, vai! Veronica, vai con la musica! Poi tutti e quattro poi ci mettiamo d'accordo e li licenziamo. Un ringraziamento di nuovo al nostro ballerino, grazie Andrea. Sei a posto così? Ti scopriremo solo vivendo nelle altre uscite? Certo. E allora in bocca al lupo Veronica, ci vediamo più tardi. Grazie a tutti. Grazie mille. Numero 15, Sheila Mazzuccato, 19 anni, 1,75 m, arriva da Brugine, Padova, da segno della Vergine. Lascio il microfono perché comunque sei l'ultima e poi lo disinfettiamo. Cosa fai nella vita? Allora, nella vita io lavoro come receptionist a Milano Marittima e studio cinema all'Accademia Artisti di Bologna. Ah, che bello, insomma, una vita davvero incredibile. Movimentata. Da grande cosa vorresti fare? Da grande vorrei fare la modella e lavorare nel mondo dello spettacolo a 360 gradi. Beh, insomma, io te lo auguro, chissà che si apra qualche porta e qualche portone per realizzare questo. Io vedo che tu hai preparato una canzone per questa sera. Allora, abbiamo la base, speriamo che questa vada, perché sennò Andrea non so se sai anche cantare, però... Allora, ti lascio il palcoscenico e poi parliamo insieme. Asciugherò il tuo piano, proteggerò le tue sogni, e cercherò di migliaia, poi mi illuderò di averti, fai finta che sia facile lasciarti andare, poi vorrei soltanto amarti senza farmi male, ma non me ne pentirò se vorrai andare via. Esiste un tempo dentro e fuori che non finisce mai. Ti chiederò di amarmi per favore, resterò in silenzio ferma ad aspettare. Per tutto il tempo che avrai bisogno. Grazie Sheila! Bene, vuoi descriverti in un paio di aggettivi per il nostro pubblico? Allora, io sono una ragazza coraggiosa, solare e molto ambiziosa. Bene, allora in bocca al lupo e ti scopriremo anche te nelle altre due serie. Perfetto. Moda e posa fotografica. Grazie mille! E adesso, signori, l'applauso. Il più grande non potete fare. Vai con la sua musica!
averti già vista con questo vestitino blu, eh? Hai azzeccato. L'ho azzeccato, perché raccontaci, tu l'anno scorso hai vinto proprio qui, a Sottomarina. Proprio qui, con questo vestito. Con questo vestito me l'ho detto, siccome ha portato bene, lo ripropongo anche in questa serata, perché comunque è davvero un ricordo che ho nel cuore. E indossare quest'abito mi dà davvero delle emozioni importanti. E soprattutto, no? Essere su questo palco per me è sempre emozione. È vero, è sempre un'emozione, ma raccontaci un po', anche tu l'anno scorso eri come queste ragazze, un po' in erbe, un po' ansiosa, un po' insomma intimorita nel salire sul palco. Adesso invece sei arrivata, sembravi la padrona di casa, cos'è cambiato? Questo concorso mi ha cambiato la settimana che abbiamo tra virgolette vissuto proprio qui a Sottomarina, all'Hotel Mosella, dove abbiamo fatto molti corsi, corso di portamento, corso di trucco, ma mi ha lasciato una sicurezza in me e mi sento una Susanna nuova, diciamo, ecco. E ti vediamo, ti abbiamo vista. Cosa auguriresti a queste nuove, alle nuove miss che arriveranno in finale? Perché insomma ne abbiamo già selezionate 15, questa sera ne selezioneremo altri 5 grazie alla nostra giuria e poi abbiamo l'ultima tappa settimana del 6 di agosto a Rosolina Mare dove eleggeremo le ultime 5. Beh, come dico sempre, io auguro a tutte di essere sempre se stesse, di cercare in tutti i modi di essere più spontanee, più semplicemente se stesse, senza troppe paranoie, senza, esatto, troppe fronzoli. Bene, comunque vada, sarà un successo, perché comunque, esatto, fare un reality show così schiate H24 è anche stata un'esperienza divertente con le altre concorrenti, no? Sì, tantissimo. E poi sei pronta a lasciare la corona, perché questa, no, bellissima corona in vetro e lo scettro sono stati realizzati proprio per la nuova Miss Venice Beach 2021 e saranno il loro omaggio offerto proprio da Venezia e dalla Fornasotta con Gabriele Urban. Sei pronta? No. Quindi scappi, portati. Lasciatemi la corona. La tua corona è a casa e non la tocca nessuno, stai tranquilla. Bene Susanna, ci vediamo più tardi. Certo. Buona continuazione, perché dopo insomma andrai a ritirare le schede dai giurati, sarai qui con noi a premiare le nuove 5 miss che vincono. E complimenti anche per prima, perché insomma le nostre concorrenti, le nostre fasciate non concorrenti si sono anche cimentate come nuovo corpo di ballo e non è stato facile durante l'inverno preparare, no, la sigla e tutti gli altri. Siamo state bravissime. Siete state davvero molto molto brave, anche perché comunque non siete delle ballerine, ma avete fatto la vostra. Si dice in gergo la vostra porca figura. Siete state belle e brave. Grazie. Bene Susanna, grazie mille e buona continuazione. Giurati, allora io vi ho fatto prendere un po' respiro, perché adesso siamo pronti con la seconda votazione, ovvero quella del portamento. Le nostre miss sfileranno in passerella eterea, come fossero le modelle della, non lo so, della passerella di Parigi oppure della Milano Fashion Week, e noi lo faremo qui a Indiga sul palco di Sottomarina. Le nostre miss sfileranno prima di tutto con gli abiti di 120x100 lino. 120x100 lino è un brand italiano, è l'eccellenza nel settore dell'abbigliamento di lino. I codici di questo brand sono l'eleganza, la natura, lo stile raffinato e inconfondibilmente stropicciato, perché ovviamente insomma il lino lo si mette sempre bello, perfetto, e poi finisce che è stropicciato. Quindi uno stile nuovo che si ripete e si rinnova, quindi anche sempre diverso in ogni occasione. Un'eleganza senza tempo con i negozi di 120x100 lino che si trovano in tutto il mondo, da Miami a Milano fino a Venta di Piave, anche passare per la Russia. Le nostre modelle sono accompagnate dai gioielli di Dim Bijou by Benetti Distribuzione. Dim Bijou nasce nel 1982 da una idea della designer Maurizia, che diciamo voleva unire la sua passione per la moda con il suo ingegno creativo e così un po' particolare, no? Voleva creare e dar vita a qualcosa di nuovo. Ecco che così nell'82, nel cuore di Como, apre la sua prima boutique. Da lì gli anni sono passati e dopo quasi 30 anni, nel 2002, diventa un'azienda come quella che conosciamo oggi, che si è aperta non solo a livello nazionale ma anche internazionale, ricercando sempre materiali innovativi come l'acciaio e l'alluminio, abbinati poi a pietre naturali e selezionate in ogni parte del mondo. Quindi i suoi gioielli sono davvero eleganti, leggeri e ovviamente sono nickel free, sono analergici e
durano sempre, perché comunque li possiamo usare dalla montagna al mare e restano inalterati. Quindi vediamo le nostre miss sfilare con 120 lino con i gioielli di Dim Bijou e poi sfileranno con i bikini di Gelée Beachwear. Anche questa è un'azienda esclusivamente italiana, perché Miss Venice quello che fa è premiare e promuovere il Made in Italy. Siamo davvero invidiati in tutto il mondo e noi dobbiamo esserne orgogliosi. Quindi sulla passerella qua indica il trionfo del Made in Italy. Gelée Beachwear è un'azienda campana con 25 anni di esperienza nel settore, è un brand che, diciamo, Gelée è nato da qualche anno, nel 2018, proprio perché l'azienda ha deciso dopo 30 anni di realizzare un'innovativa collezione molto più giovanile, arricchita di ricami particolari, di pietruzze, di Swarovski, di tessuti anche ricercati con l'urex. Quindi insomma, ragazzi, le modelle sono belle, il pubblico c'è, manca solo il vostro applauso e Giulia, buona fortuna con i voti! Vediamo le nostre miss 120x100 lino, Dima Bijou e Gelée Beachwear.
costumi di Genevieve Beachwear e i gioielli di Dim Bijou direttamente da Como, distribuiti da Benetti. Io voglio salutare il pubblico che ci guarda in diretta da Gidiferro Team. Ciao amici! Quanti sono connessi, Giulia? Ci siamo? Ce ne sono parecchi, perché poi, come la volta scorsa lì, ho visto la gente che tornando indietro nel vaporetto da Lido di Venezia si stava riguardando la nostra replica, no? E dicevano, ma questa? Poi guardavano me e io sì, sono la stessa. Vedi, guardavano, ma è lei o non è lei? Sì, sono io, vestita con la ciabattina, shortino, sono un po' cambiata, però vabbè, insomma, capita. Allora giurati, adesso voi potete un attimo prendere fiato perché è arrivato il computo di Jessica, speaker di Radio Wow, perché da quest'anno abbiamo introdotto una nuova sfida. Miss Venice Beach è il concorso delle sfide, quindi non solo la gara delle Miss, non solo la gara dei fotografi, che io ringrazio Marco Monetti, eccolo lì, e Matteo Veronesi. Volevo ringraziare poi, perché ci sono, li ho visti prima, due fotografi che nelle passate edizioni hanno vinto, quindi il fotografo dell'edizione 2019 Paolo Stramare, eccolo lì, che vengono sempre a trovarci, a me fa piacere perché siamo davvero una grande famiglia, questo sinonimo, insomma, anche la gente si è trovata bene con noi. E poi da qualche parte c'era anche Fabio Gottardo, eccolo qua, Fabio Gottardo, vincitore di non mi ricordo mai qual è l'anno, 2016, con Federica Drusso, la mia talent scout. Benissimo, quindi grazie fotografi. Quest'anno abbiamo introdotto anche la sfida dei cantanti. Cosa significa? Significa che in ogni tappa noi presentiamo due cantautori che presentano un loro inedito, e questo inedito verrà votato da un personaggio dell'ambiente, insomma, della musica, dello spettacolo, che darà la possibilità a uno dei due di passare il turno, andare in semifinale, e poi nel mese di agosto scopriremo chi tra i cinque che hanno passato il turno nelle cinque selezioni riuscirà ad arrivare alla finale e realizzerà per noi la sigla del prossimo anno. Quindi insomma, un compito arduo. E chi meglio di te, Jessica, in questa occasione, insomma, con Radio Wow che ci segue, il nostro media partner, ogni giorno vi ricordo l'appuntamento alle 20 per conoscere tutte le miss della tappa e poi divertirci assieme. Chiamiamo subito la prima cantante, perché lei comunque ha un bel curriculum da presentarvi. Allora, Ilaria Feis, vieni Ilaria! Ecco qui, un bel applauso! Ilaria, raccontaci un po' di te. Come mai questa voglia di cantare in spagnolo? Da cosa deriva? Vieni, vieni, siamo nel centro del palco. Allora, tutto è nato perché in realtà una parte di parenti io ce li ho in Sud America, in Argentina. Ok. Però in realtà proprio mi piacciono le rime spagnole e anche le ritmiche sudamericane. E quindi ti trovi progetti futuri. Sto continuando a scrivere, è un periodo molto molto più attivo, e quindi in bocca al lupo. Allora, grazie mille, ci vediamo più tardi sul palco, grazie. Con l'applausometro anche del nostro pubblico. Grazie Ilaria. Durante avete preso fiato, adesso siamo pronti a ripartire perché inizia l'ultima sfida, la sfida della posa fotografica, quindi vi ricordo di nuovo foto dall'1 al 10. Le nostre miss questa volta faranno finta di essere sul set fotografico, quindi faranno delle pose con i gioielli. Cercheranno di ammaliare i fotografi, a me gli occhi, a me gli occhi, a me gli occhi. E vincerà quello più brava. Quindi il nostro miss con Dim Bijou. Thank you.
Collection, Vanessa, aspetta che prendiamo un gelato, eccolo qui. Grazie Giusy, andiamo con questo, tanto lo hanno disinfettato più volte. Una nostra finalista per 2 anni consecutivi, Vanessa, 17-2018, adesso invece fai la modella, diciamolo, no? Esatto, però sono felicissima di essere tornata, mi mancava, diciamo. Ti mancava, questo è il palco di Miss Bellatrice. È sempre un amore. Io ti ringrazio perché grazie a te abbiamo comunque conosciuto e presentato questo nuovissimo prodotto che è arrivato in distribuzione da Renato, e ringraziamo anche tutto il gruppo, la famiglia di Dim, insomma, che ci hanno permesso di presentare queste loro creazioni. Ti ringrazio anche Elisa per la fiducia, grazie, ti credi sempre me. Grazie, complimenti Vanessa. Grazie cara. Giurati, avete finito il vostro compito, quindi avete fatto la somma di tutte e 3 le votazioni? Perché no? Ricontrolla Jessica, perché fai la speaker, non la matematica, eh? Quindi ricontrolla, il massimo dei voti può essere 30. Cioè 10, 10, 10, massimo arrivi a 30. Quindi mettete la somma, che adesso la nostra bellissima Miss in carica, Susanna Milosavljević, viene a prendere le schede giuria e poi siamo davvero pronti per decretare le 5 Miss che passano il turno in questa speciale serata. Io ricordo a tutto il nostro pubblico che siete anche lì sulla diga, se volete potete entrare perché l'evento è gratuito, basta solo accomodarsi e godersi lo spettacolo. Quindi Jessica, preparati poi a venire sul palco perché è arrivato il momento di presentarvi il secondo cantante in sfida questa sera, Kevin Hayes. Ciao a tutti. Eccolo Kevin! Ben arrivato! Un barese doc trapiantato a Verona, mi dicono. Ma che ci sei venuto a fare a Verona da Bari? 1003. A cantare! Raccontaci un po' di te, insomma, da dove nasce questa passione per il canto, che questo è un inedito, cosa ti sei ispirato? La mia passione per il canto nasce da quando ero ragazzino, adesso ho 25 anni, il primo testo l'ho scritto a 14, ma progetti futuri, ho un paio di featuring a livello internazionale. Wow, ecco, non diciamo altro, teniamo la bocca chiusa, siamo un po' scaramantici. Jessica, vieni pure sul palco con la tua scheda. E vorrei richiamare anche Ilaria Feis, qui accanto a me, accanto a noi, con Kevin Hayes, i 2 cantautori di questa sera. Vediamo se ci raggiunge anche Ilaria. Eccola, vieni Ilaria. Ti do un altro microfono, così ognuno ha il suo. Eccoci qua, grazie. Jessica, ben arrivata. Abbiamo un terzo microfono, per caso? Eccolo qua. Così ognuno il suo e siamo tranquilli. Allora, eccolo qua per te Jessica. Allora mi metto vicino a te. È stata ardua, no? Perché non è facile. Non è facile. Non è facile anche perché al primo ascolto è difficile assimilare subito un pezzo, quindi non è stato molto allora, facile. Allora facciamo una cosa, a cappella un po'. Ilaria, vai. Anche sabrás que te quiero, querido. Cuando verás con mi vida yo sigo, no fue mi historia perdida, una lección de vida. Grazie Ilaria, Kevin, anche per te un po' a cappella, andiamo, via. Però io a cappella faccio un freestyle, faccio 2 rime, visto che sono. Vuoi fare 2 rime? Sì, dai, vabbè, dai, ma facciamo 2 rime. Andiamo con le rime. Bella questa roba, dimmi un po' se ce la fai. Piacere Kevin Hayes, ve lo dico un po' in freestyle. Spero che vinco, però non porto sfiga. Voglio sentire urlare tutta quanta in diga. Bravo Kevin, bravo. Allora, Jessica, quindi da speaker, da modella, nostra finalista, adesso speaker di Radio Wow, questa sera insomma porti i saluti di una radio nuova, giovane, che raccoglie davvero un pubblico giovanile. Sì, perché noi nasciamo nell'ottobre 2019, quindi facciamo 2 anni a breve, e appunto abbiamo voluto dedicarci proprio a quello che è il pubblico giovane, che si stava un po' allontanando a quello che è il mondo della radio. Quindi tramite i social, tramite noi speaker molto molto giovani, che appunto comunichiamo anche molto tramite le piattaforme come Instagram, Facebook, e adesso abbiamo anche appunto le Miss di Miss Venice Beach come appuntamento fisso anche sabato nel nostro studio a Jesolo. Sì, è vero.
insomma abbiamo creato questa realtà e io sono molto orgogliosa di rappresentarla qui questa sera. Bene, allora dici un po'. Bando alle ciance. Bando alle ciance, che siamo curiosi. Dici i tuoi criteri. Sì. Però non dici il voto finale perché prima abbiamo l'applausometro. Indovinate chi lo fa l'applausometro? Bravo! Allora, vai Jessica. Allora, io ho usato 4 criteri. 4, bene. Testo, musica, voce, presenza scenica. Ok. Ho voluto fare la Precisetti della sei situazione. Sei la Precisetti, sempre stata certo. Sono del segno della Vergine, abbiamo già detto tutto. Lo sappiamo. Allora, devo dire che in entrambi i testi ho trovato originalità. E non è facile perché scadere nel banale è un classicone. La nostra Ilaria ha toccato il mio cuore con lo spagnolo. Io amo la lingua spagnola, l'ho studiata per 8 anni e quindi diciamo che lì mi ha un po' conquistata. Però devo dire che ho trovato nel testo di Kevin tanta leggerezza, ma allo stesso tempo una ricerca in quelle che sono le parole del testo. Non l'ho trovato per nulla banale, mi è piaciuto molto. Grazie mille. E entra subito in testa. Bene, allora. Secondo me al secondo ascolto già qualcuno potrebbe canticchiarla. Per questo insomma è tutto un valore positivo, specialmente poi da chi fa radio che di musica se ne intende. Pubblico allora, un super applauso per Ilaria Feis! Un altro silenzio. Un super applauso per Kevin Hayes. Siamo lì. Devo dire che anche nei miei volti eravamo lì. Chi ha vinto per un punticino. Anche questa volta, anche la volta scorsa hanno vinto per un punto. Un punticino inoino. E quindi vince la tappa di Liga. Questa sera vince Kevin! Ben arrivato Kevin, in finale anche a te. Io direi di fare un bis della tua canzone. Complimenti anche a Ilaria. Complimenti davvero, grazie. Cioè i nostri cantautori inediti. Io ringrazierei subito la nostra giuria, grazie mille, grazie a Francesca Pinelli, grazie a Elena Boscolonata, grazie a Jessica Dalbò, grazie a Ramon Alves, grazie a Renato Benetti. Allora ragazzi, il dado è tratto, abbiamo le 5 miss che hanno passato il turno, ma prima facciamo un caloroso applauso e salutiamole tutte di nuovo come delle vere miss in passerella.
Grazie a Campello Motors. Eletta l'anno scorso al Mosella Suite Hotel nella serata dell'11 settembre. Ragazzi, è stata una grande emozione, quindi spero anche per voi essere qui. Adesso andate a prendere le fasce perché è arrivato il momento di premiare le nuove 5 miss che arriveranno direttamente in finale dal 13 al 17. Io però vorrei sul palco tutta la nostra giuria. Vorrei Francesca Pinelli, rappresentante dell'associazione Albergatori e Federalberghi, presidente del consorzio di promozione turistica Lidi di Chioggia, Elena Boscolonata, il distributore di DIM Renato e anche Giada, eccola qui, vieni Giada, la titolare, Giada Di Michele di DIM, vieni, sali pure sul palco, fai il giro, eccolo qui, un applauso, perché siamo pronti per premiare tutte le ragazze. Francesca, ci sei? Ragazze, Elena, venite qui, salite sul palco. Vediamo se sono riuscite a passare dietro alle quinte del nostro backstage. Perché per tutte voi ragazze c'è un premio questa sera. Quindi, Francesca, dove sta? Dove è andata? Chiamiamola tutti in coro. Francesca, vieni, vieni, vieni. Venite, venite, che fate? Tutte incastrate. Eravate impegnate, ecco, a fare le congratulazioni alle Miss. Vieni, vieni Elena, riprendiamo il microfono. Eccolo qui. Questo, tac. Secondo anno di finale, ma 11 anni che siamo qui a Sottomarina, insomma, sempre al fianco della città di Chioggia e di Sottomarina. Io volevo, insomma, lasciarvi, sì, certo, ogni volta lo disinfettiamo, ogni volta che scende. Io ho il Covid, ho avuto il Covid, sono tamponata, sono col vaccino, le ho tutte. Perfetto. Sono a posto, per un anno dovrei essere su una botte di ferro, dicono, così dicono. Elena, è un piacere averti qui sul palco in rappresentanza proprio del consorzio di promozione turistica Lidi di Chioggia. È un piacere tutto mio, grazie Elisa per aver scelto ancora Chioggia, Sottomarina, insomma, come location per le tue bellissime serate. Grazie. Perché Sottomarina ti ringrazia anche perché scegli sempre lei, insomma. Eh sì, insomma, è nel cuore, insomma. Poi come ci si abbronza qua, da nessuna parte, vero Francesca? Noi chiamiamo la Tintarella. Grazie, aspetta che vi passiamo adesso questo, vabbè, lo tengo io, vai. Allora, io porto intanto i saluti del presidente dell'associazione Albergatori Federalberghi Sottomarina, Giuliano Boscolo Cegion, che purtroppo non è potuto venire per altri impegni, e ringrazio te per la bellissima serata, perché tu sai fare non una bella serata, ma elegante, tu sei speciale. Poi le ragazze sono bellissime. Di far conoscere a loro la nostra località, sì. E se hanno i genitori anche di poi di frequentare la... Beh certo, questo sì, innanzitutto. E poi avete preparato davvero un ottimo regalo per queste nostre concorrenti. Sì, ne parla... Vieni Elena. Me lo riprendo. Te lo riprendi. Ecco, la prima facciamo vedere. Viene regalata alle ragazze. Queste ragazze con questa tesserina possono accedere ai negozi e ai ristoranti
che fanno parte di questo circuito ed ottenere una scontistica, una promozione, presentando alla cassa questa fibetta. Ecco, vabbè, insomma ragazzi, approfittatene, perché insomma c'è una bella lista di attività ricettive che hanno preso parte a questo progetto. Ringraziamo poi l'IDP di Chioggia, il Consorzio di Promozione Turistica, Federalberghi, l'Associazione Albergatori e la Regione Veneto, insomma la Camera di Commercio Venezia Rovigo, che ha investito proprio in questo progetto. Viene dato a tutti i turisti. Noi per questa sera siamo turisti per una notte e quindi insomma ci cucchiamo pure la Fidelity Card. Quindi vai, hai anche un pensierino per me, grazie. Io mi sono già rubata prima la Fidelity Card, sa mai che poi ne manca una. Ma non solo, eccoci qua, come associazione albergatori facciamo un pensiero per te. Grazie. Un soggiorno di due notti in un hotel 4 stelle della nostra località di Bella. Amore, andiamo in vacanza, dove sta? Grazie, grazie Sottomarino, davvero, grazie Francesca, grazie Elena e grazie anche a Giuliano, insomma. Consegnale pure a tutte, consegnale pure ora. Noi, sì, io questo me lo tengo, sa mai che poi va dato a una miss per sbaglio e dice l'ho ricevuto in premio. Eh no? Beh. Allora ragazzi, vi chiedo di andare un po' più indietro. Vediamo se fischio con due microfoni, perché allora chiamiamo sul palco la quinta. Fischio, non posso tenere due microfoni, quindi me li mettiamo qui, questo giù, eccolo qua. Tra l'asta, andare avanti e indietro, io a fine serata, ragazzi, c'ho una certa, tra un po' mi tolgo le scarpe, non ce la faccio più. Allora, con la fascia di Miss Coraia sul palco Camilla Baldini, la nostra Miss Coraia, facciamola premiare, grazie Francesca, da chi ce la premia Miss Coraia, Elena vieni, Elena Boscolata, sali sul palco che premiamo assieme la quinta classificata. Volevo prima dire con Jessica, che sarà da qualche parte, abbiamo assegnato anche i 3 punti omaggio di Radio Wow. Cosa significa? Ogni settimana tutte le concorrenti preparano un loro video di presentazione di 60 secondi dove si raccontano, ci dicono delle loro passioni. Noi abbiamo fatto 3 domande e a queste 3 domande loro comunque rispondono sempre con carinesi e simpatia. La miss che è riuscita a fare il video più simpatico guadagna da parte di Radio Wow 3 punti. Questi 3 punti questa sera sono andati alla numero 14, Veronica Bosco. Eccola qua. Quindi Veronica ha guadagnato 3 punti in più che sono andati sulla classifica della serata. Quindi, chi è che ha detto mia figlia? Non l'ho sentita! E faccio un bel applauso, no, sei la figlia! Allora, passa il turno con 115 punti e mezzo e vince la borsa Frigo Coraia, i gadget Campello, la numero 14, Veronica Bosco! We'll be right back.
con la fascia di Miss Consorzio Sigillo Italiano, premia Marzia Colonna e Alessandro Mazzenga, vince lo scrigno dei desideri delle fame con non so quante costate. Ecco qua, Marzia, ce la fai a tenerlo su? Sciacqua di roba. Il gadget di Campello, i gadget di Radio Wow, la borsa frigo con i prodotti Coraia. Alessandro, dai pure una mano alla tua Miss, a Marzia, con 126 punti. La numero 10, Alessia Leone. Buonasera a tutti, ciao Elisa, come sempre un piacere, per il secondo anno riproponiamo una doppia data per una doppia noi, data, che è questa, e poi ci rivediamo il 13 di settembre per una settimana intera insieme alle Miss e la finale che si terrà il 17, venerdì 17. Porterà bene, sicuramente, una super cena di gala a bordo della piscina dell'Hotel Mosella. E poi insomma vi ricordo, per chi vuole vivere la settimana con Elisa, seguirle nel loro tour per sottomarina, per Chioggia e vivere davvero anche con loro una bella esperienza, ci sono davvero tantissime opportunità e offerte proprio in relazione anche a Miss Venice Beach. Quindi andate sul nostro sito e sul sito della Mosella per avere tutte le informazioni. Noi vi aspettiamo numerosi, come sempre. L'anno scorso vi ha fatto il pienone e quest'anno sicuramente replicheremo. Quindi con quasi in sala davvero ancora gli altri 5 punti, 131 punti, passa il turno, vince, scusate, il costume gelé Beachwear, i gadget cappello e la bottiglia da brindare, i gadget ed offerti da Radio Wow, i prodotti Coraia, si porta a casa, lascia passare per la finale, la numero 11, a Callegaro! Chiamerai sul palco anche tutte le altre Miss, Francesca Pinelli e Elena Bossolonata, per premiare la prima fascia. E Renato, dov'è Renato e Giada? Venite tutti qui sul palco, perché eccola Giada, vieni Giada! Tutti qua sul palco assieme per premiare la prima Miss vincitrice della tappa di Liga sottomarina. Per il quinto rappresentante abbiamo tutti Valentina, dove è andata strappata. Siamo in tre, sta per arrivare, Giada, con
complimenti per le creazioni, i gioielli sono davvero molto molto belli, spero vi siano piaciuti, li potete poi da Renato venire in distribuzione. Tutto made in Italy, da 30 anni. Assolutamente, sì, sì, grazie. È stata una bella esperienza, Renato. Com'è andata in giuria? È emozionante. È la prima volta che vengo, devo dirti, è stata una bella serata. Una bella serata, bene. Ci fa piacere. Allora, prendete pure la fascia, diamo un omaggio anche, ragazze, a Francesca e a Elena. Ti aspetta, aspetta che adesso ti dico uno, lo diamo a loro, così diamo dei premi tutti quanti. Vince con 133 punti e mezzo, quindi 2 punti e mezzo in più. Voglio fare prima un top mix, fermi qui. Top mix, numero? Numero? 5. 3, 6, numero? 5, 6, 2, numero? 6, numero? 8, 1, numero 5, 6, con 133 punti vince la tappa di Indica, sottomarina con la fascia di Mister e Marijou, la numero 6, Elena Porta! Questa tappa si è ufficialmente conclusa, è stata la quarta di Miss Venice Beach qua sotto Marina, ve lo ricordiamo sempre. Siamo qui con la vincitrice della serata, che ora dovrà presentarsi per noi. Ciao, sono Elena, ho 17 anni e frequento il liceo Tito Livio di Padova. Sono nata e vivo a Padova e sono piena di impegni e la mia passione è la ginnastica ritmica e frequento il conservatorio di Adria suonando il pianoforte. Però complimenti, una ragazza veramente molto impegnata. Grazie, come grazie. Hai detto anche tu. Cosa ti ha portato a fare Miss Venice Beach? Come l'hai conosciuto soprattutto? L'ho conosciuto grazie alla radio. Stavo ascoltando la radio, stavo tornando dalla Toscana e ho sentito le premiazioni di queste ragazze e mi sono innamorata al sentire del mondo magico di Miss Venice. Esattamente. Venice, e quindi ho detto perché non provare. Esattamente. Ma da Padova fino a qua sotto Marina non è stata un po' lunga? Come mai hai scelto proprio questa tappa?
perché le iscrizioni erano finite e... Diciamo che tu hai trovato un buco, sei andata. Sì. Sì, tranquilla, non è una cosa brutta da dire assolutamente. Ci sono molte ragazze che sapete com'è. Le prime che si iscrivono sono sempre quelle che un pochino si scelgono le tappe. Sì. Quando si arriva verso la fine è un po' più difficile riuscire a trovare la tappa che più... rientra nelle proprie corde. Sì, è stata una cosa all'ultimo minuto, mi sono innamorata e ho assillato mia mamma finché... Mamma, mi devi portare, esatto. La mamma l'ha portata e ha fatto anche bene, direi. Esattamente. Bene tesoro, complimenti, ti lasciamo finire le tue foto di rito. Grazie mille. E passiamo alla nostra prossima miss. Buona serata. E siamo qui anche con la quarta classificata di questa serata. Complimenti, veramente. Grazie mille. Ma ora devi presentarti per noi. Vabbè, buonasera, sono Giada Darugna, ho 20 anni e vengo da un piccolo paesino della provincia di Belluno, che si chiama Fonzaso. Però, un bel pezzo di strada anche tu comunque. Abbastanza. Quindi diciamo che per amore le nostre miss per questo concorso fanno chilometri ed altro, direi. Assolutamente. Quindi direi che qualcosa... Meno male che non ti scopri fuoco, perché sennò eravamo messi male, Sì, avevo sgarrato alla grande. Molto alla grande. Beh, sei soddisfatta di questa fascia, te l'aspettavi? Assolutamente no. E sono felicissima di averla ottenuta e spero che la settimana che ci aspetta sia intensa. Per intensa possiamo assicurartelo noi, perché noi abbiamo già seguito tutto il tour di Miss Venice Beach l'anno scorso al Mosella Suite Hotel. Possiamo assicurarti che bisogna essere ben preparati e, se posso dare un consiglio a voi Miss, recuperate il sonno una settimana prima. Ecco, così siamo pronti. Perché tra le compagne di stanza e comunque la sera ve la chiacchierate, state un po' insieme, la mattina c'è la sveglia presto per tutti i mille impegni. Io vi do questo consiglio: si dorme una settimana prima di fila e una settimana dopo di fila. Sempre chi non deve ovviamente tornare a scuola, perché molte perderanno anche dei giorni di scuola. No, io fortunatamente no, perché inizio di nuovo il corso universitario il 20. Ah, ok. Quindi diciamo che le universitarie, per fortuna, non saltano. Però le ragazze che fanno le superiori, purtroppo qualche giorno purtroppo, mi sa che lo sì. Purtroppo, secondo me. No, non dispiacerà tristi, nessuno. Non saranno così tristi, però. Sicuramente saranno. Sicuramente saranno molto molto contenti di saper dei due giorni, anche perché per saltarli per Miss Venice Beach non è cosa da poco. No, affatto. E poi penso che sia un'ottima opportunità per conoscere nuove persone, fare nuove amicizie. Assolutamente. Bene tesoro, ti ringraziamo per questa breve intervista e passiamo alla prossima Miss. E siamo anche con la seconda classificata di questa serata, Miss Gelé Beachwear. Che fasciona. Esatto. Il secondo posto. Innanzitutto, brevissima presentazione, poi commentiamo questa fascia insieme. Cosa posso dire? Gelé è proprio il nome delle caramelle, giusto? Assolutamente. E mi piacciono molto. Ecco. Non ti sei presentata però. Mi chiamo Carlotta Callegaro, ho 18 anni e vengo da Monselice in provincia di Padova. Bene, diciamo che le nostre miss sono tutte distanti questa sera. Sotto Marina la tappa delle miss lontane, poverette. Beh, dai. Hai anche sfilato appunto quei bikini di gelé, quindi sì. Vuol dire che quel bikini deve aver dato il meglio di te per aver ottenuto, esatto, questa fascia. Complimenti, perché il secondo posto non è una cosa da poco. Sei veterana o nuova miss? No, sono veterana, ho partecipato anche l'anno scorso, però... Però sì. Non è andata, esatto. Questo fare quest'anno era il tuo anno. Esatto. Anche perché voi le vedete così, ma in un anno le nostre miss cambiano radicalmente. Hanno di quelle trasformazioni, di quei glow up che io... Io li ho solamente quando tipo, mi lascio, cambio casa o cambio lavoro. Beh, comunque un cambiamento di vita anche quello. Assolutamente, assolutamente. Ma voi avete dei cambiamenti estetici ogni anno, che molte vengono e mi fanno: ciao Giulia, ti ricordi me? Ero a Miss Venice Beach l'anno scorso. Io, caricamento in corso. Sono, oddio, ma sei tu. Io ve lo giuro, di quelle figuracce. Andrew mi è testimone che sono pazzesche. Veramente, veramente pazzesche. Bene tesoro, grazie per questa intervista e ci vediamo alla prossima. Esatto. Ci vediamo soprattutto al Mosella Suite Hotel per tutti i giorni del reality e passiamo alla prossima miss. E c'è con noi anche la terza classificata, vediamo se riesco a dirlo giusto. Miss Consorzio Sigillo Italiano, l'ho esatto. Detto bene, l'ho detto giusto, perché voi dovete sapere, devi saperlo anche tu, che io questa fascia non la so dire. Mai. 11 anni che seguo questo concorso, non va. 3 anni che l'ho fatto. E io questa fascia non la comprenderò mai. Io storpio tutto. La buona dislessica, storpio tutto quanto, te lo giuro. Comunque, complimentoni. Grazie. E presentati al nostro pubblico. Ciao a tutti, sono Alessia Leonno, 17 anni, vengo da Padova. E nella vita studio al liceo Marchesi, appunto, di Padova. E nel tempo libero mi piace uscire e divertirmi.
bene a divertirsi. Con questo Covid purtroppo non è stato molto possibile, però voi giovani siete riusciti, anche io dai, ancora per un po' ci rientro in questo target di giovani. Diciamo che abbiamo trovato anche altri modi per riuscire a stare insieme con le chiamate Zoom tra vicini di casa. Io penso che con i miei vicini di casa gli parlavamo tra finestre ormai, cioè eravamo diventati il gruppo finestra, per farti capire. Beh dai, questa sera hai fatto Miss Venice, sì. Veterana o primo concorso? Prima volta, terza fascia, direi complimenti. Se mi bannano il video su YouTube direi veramente veramente complimenti. Grazie. Adesso ti aspetterà però un duro tour con Miss Venice, che devi fare il reality al Mosella Suite Hotel. Possiamo assicurarvi che è veramente veramente tosto quanto bello, perché da Miss Venice Beach, come sapete, si pretende sempre solo la perfezione di tutte le Miss. E la cosa più bella è che sarete veramente seguiti dagli esperti di make-up, portamento e posa fotografica, e soprattutto vi seguiremo anche noi con le nostre telecamere. Quindi, come dico sempre, tutte le Miss, mi raccomando, occhio a Andrew che vi segue anche sotto la doccia. Quindi attenzione all'Andrew con la videocamera, perché qua sono dolori. Bene tesoro, ci vediamo alla prossima, ci vediamo soprattutto alla finalissima. Grazie. Mi raccomando, molto allenamento, soprattutto col portamento, che come sapete loro Miss, io ex Miss, attuale modella, si allena tutti i giorni per riuscire a camminare bene sui tacchi, e questa è una cosa molto importante, una cosa che non va mai dimenticata, perché l'allenamento è importante, non solo palestra e dieta, ma soprattutto il portamento in passerella. Infatti io ho consumato il parquet di casa mia, oltre ai tacchi anche proprio il parquet di casa mia, ecco. Io ho consumato, ho fatto una testa così a mia mamma, guarda, lascia perdere. Bene amici, passiamo alla nostra ultima Miss, e siamo anche con la quinta classificata, questa bionda alta che ha fatto sognare tutta la nostra sottomarina questa sera, che ha vinto anche lei una fascia. Complimenti, anche perché tu hai vinto i 3 punti di Radio Wow, giusto? Sì, se non sbaglio. Complimenti. Grazie. Innanzitutto mille. Presentati al nostro pubblico. Ciao a tutti, sono Veronica, vengo da Chioggia, quindi gioco in casa. Gioca in casissima, quindi super complimenti. Sì, veramente. Nella vita comunque sono una studentessa e frequento l'Accademia del Lusso di Milano per diventare organizzatrice di eventi. Ah, allora cioè, tra un po' di anni verremo anche noi a seguire i tuoi eventi, sì, se ci vorrai. Noi sai che seguiamo tutti gli eventi di moda qua nel litorale del Triveneto e anche Emiliano, e tra poco andiamo anche in Lombardia. Miss Venice Beach è nel nostro cuore da molti anni, infatti noi scegliamo anche una nostra personale Miss tra quelle che non hanno preso la fascia durante tutto il percorso di Miss Venice, e gli diamo noi la possibilità di poter calcare il palco alla finale. Infatti una delle nostre Miss l'anno scorso ha vinto una delle fasce della finale, che è appunto la Camilla Baldini, che l'ha vinta Miss Coraia, quindi diciamo che un po' di fortuna noi di Gigi Ferro la possiamo anche portare. Bene tesoro, grazie per essere dei nostri anche stasera. Grazie a voi. Sei veloce, torni a casa qua in 5 minuti, sarai venuta in bicicletta, immagino. In moto, e tacchi a stile, ragazzi, l'ho sempre detto, è la coppiata vincente, io lo dico sempre. Sì. Bene tesoro, complimenti, ci vediamo alla finalissima. Certo, grazie mille, ciao a tutti, ciao. Amici Gigi Ferro, come sapete Miss Venice Beach ogni anno ci dà qualcosa di nuovo, una cosa nuova su cui sognare, e quest'anno come sapete c'è anche la sfida tra cantanti, e siamo qui con il cantante vincitore indiscusso di questa tappa, che è Kevin Hayes. Ho detto bene? L'hai detto perfettamente. Sono stata bravissima ragazzi, io non vorrei dire, ma mi merito un premio dopo questa difficoltà. Lo dico, il bello è che era scritto dappertutto, ma io come sapete non ce la posso mai fare. È l'importante. Complimenti, averlo, perché hai vinto anche tra l'altro il tot d'applausi, perché è stato il più applaudito. E tra le altre cose io volevo che mi dessi, me ne vado, una curiosità. Dimmi, io non vedevo l'ora di farti l'intervista per chiederti questo. Sul tuo videoclip che abbiamo visto, quando lui appunto stava cantando dietro sugli schermi, c'era una ragazza che io però ho visto tra le nostre Miss. E qua io dico, facciamo un po' i furbetti, perché la ragazza del videoclip era la numero uno. Eh sì, non potrebbe stare però tra le concorrenti. Che comunque, sai, ci sono anche un sacco di fasce, quindi potrebbe tranquillamente essere ripescata. Assolutamente. Come mai l'hai scelta? Vi conoscete già? È la mia ragazza. Ah! Evviva le gaffe, ragazzi! Giulia Urbinati sempre con voi da Gigi Ferro. Complimenti. E la tua ragazza, complimenti. Certo. Comunque, allora avete fatto proprio questa esperienza in coppia, quindi è stato ancora più bello. Beh, io è da tantissimo che faccio musica e ho detto, cavolo, ma dai, c'è la possibilità, buttati, provaci. Ma sì, perché comunque è una bella ragazza. Comunque sappiamo che i nostri giudici di Miss Venice Beach sono veramente, veramente severi. C'è una che ha partecipato per quasi 4 anni di fila. E posso dirti che sono veramente tosti. Beh, le possibilità le ha avute, però questa sera hai vinto tu. Hai
contentissimo così. Questa sera bisogna dare al fidanzato. Questa sera bisogna dare il lode al fidanzato, che il fidanzato ha vinto. Complimenti, anche perché non è stata una sfida facile, perché eravate veramente lì sui punti, come ha detto la nostra Jessica di Radio Wow. Bene, allora, te la senti allora di sfidarti all'ultimo like per questa sigla nuova di Miss Venice Beach? Ci sei? Hai caricato i tuoi follower? Assolutamente. Assolutamente. Bisogna caricare i follower qua, ragazzi, anche perché alla finalissima, noi non lo sapremo fino alla finale, ma perché sarà lì che verrà annunciato il vincitore della gara cantante. Perché come sapete, a ogni tappa viene scelto un cantante, ma solo uno ne rimarrà per la nuova sigla di Miss Venice Beach. Tu ovviamente sei entrato in questa categoria, hai buone possibilità, quindi mi raccomando, fino all'ultimo like. Speriamo, io dico proviamoci. Sempre nelle mie liste di affilare i tacchi a spillo e le unghie a gel. Quando si arrivano alle finali. Okay. Io a te devo dire di affilare il microfono e la penna, quindi mi raccomando, andarci giù pesante. Perfetto, anche perché suonava male i tacchi a spillo. No, il tacco a spillo, guarda, nel tuo caso non mi sembrava proprio... Anche se però posso dire che adesso vedo i rapper che si vestono da donna. Sì, quello sì, però dai, tutto è bello, è bello ciò che piace, ragazzi. Ricordiamocelo sempre, ognuno deve avere il suo stile. Assolutamente. C'è chi è in sneaker e c'è chi è in tacchi a spillo, quindi ognuno il suo, ognuno il suo. Magari chi lo sa, il prossimo anno decidi di cambiare totalmente la vita e diventi una Miss di Miss Venice. Lo vedremo in bikini su questo palco. Ho detto l'anno scorso ho vinto i cantanti, quest'anno voglio la corona. Perché mai dire mai nella vita, assolutamente. Bene, tesoro, grazie per questa intervista. Grazie mille a te. Complimenti per questa sera e speriamo di vederci alla finale. Speriamo, sicuramente, spero, dai, in bocca al lupo. Ma a me sì, stesso. Dai, ce la puoi fare. Grazie bene, mille. Bene, amici di Farro Team, salutiamo anche il nostro vincitore della serata, il nostro, potremmo dire, mister di questa sera, e ci vediamo tra poco. Amici di Farro Team, ci stanno smontando il palco, sì, sotto i piedi. Questa sera abbiamo fatto tardi, però ne è valsa davvero la pena. Una serata fantastica qui dalla terrazza del bar in spiaggia Indiga a Sottomarina. Una serata esclusiva, 15 sempre le Miss in passerella e 5 di loro sono passate per andare in finale. La finale si terrà sempre qui dal 13 al 17 settembre. Però un al Mosella Suite Hotel. Sì, al Mosella Suite Hotel. 5 giornate con le Miss, con professionisti del settore dello spettacolo che insegneranno loro a ballare, cantare, recitare, sfilare, la postura, la presenza scenica, insomma di tutto e di più. Trasformeremo, Giulia, queste ragazze. Bene, 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 io non vedo l'ora, sai che io amo vedere le tue trasformazioni. Lo so, vi aspettiamo numerosi. La prossima tappa è il 6 agosto, ci vediamo sulla Piazzale Europa lì a Rosolina Mare, come sempre non potete mancare, ci sarà una grandissima serata. Assolutamente, come sempre Miss Venice Beach ci regala di quelle serate indimenticabili. Io te lo giuro, quando non ci sei tu non so come impegnarmi venerdì sera. Ormai sono la donna del venerdì sera. Ma ragazzi, ma veramente, anche ad esempio, saltiamo questo venerdì, io sì, so già la valanga di messaggi che mi arriveranno, ma Giulia, ma la diretta di Miss Venice non la farai? Ma Venice, sai che ti dirò, prende una pausa anche lei. Ecco chi sono queste due? Sono, scusami un attimo, Mario, vieni qua. Cioè tu hai la G di Ferro in carica, ma io sono una G di Ferro acquisita perché sono stata premiata l'anno scorso come Miss G di Ferro. No, ma appunto ho chiesto, fermate il video e scrivete nei commenti chi sono queste due. Chi sono? Allora, chi indovina chi siamo vince un premio. Anzi, assolutamente. Verrà ospite alla finale di Miss Venice Beach come, non lo so, come ospite di G di Ferro. Assolutamente. Team. Quindi vogliamo sapere chi siamo. Vedete in pausa e adesso vi diremo la risposta. Bene, come io ti ho affasciata, io la... io sono stata fasciata all'epoca è vero. Elisa, e io ho avuto l'onore l'anno scorso di fasciarla. Io ti ho anche incoronata, tra l'altro. Anche incoronata, è stata davvero la prima volta su Miss Venice che prendevo una fascia e venivo pure incoronata. Era più che meritata. Tra le altre cose, io te ho anche fatto la posta l'anno scorso, avevamo lo stesso vestito, avevamo, ti ricordi? Sei una copiona, Giulia, sei una copiona. Non è copiona, è che quando, io lo dico sempre, quando hai uno stile così bello è normale che dopo ci si assomiglia con gli abiti. Grazie. Perché quando hai lo stile. Ragazzi, e io di stile ne ho da vendere, assolutamente, speriamo, dai. Assolutamente. Va bene, ragazzi, spero che le serate vi siano piaciute. Qui abbiamo fatto davvero tardi, le Miss si stanno comunque preparando anche loro perché sono tutte in fermento. Vi ricordo di andare a vedere poi lo streaming su G di Ferro Team e sul nostro sito, rivedrete tutta la puntata, quindi www.missvenicebeach per rivedere la puntata di G di Ferro Team con la Giulia, con me, con le finaliste, con voi. L'importante, come dico sempre, è divertirsi. Assolutamente, noi abbiamo già avvisato le nostre Miss di dormire un po' prima e di tenere sotto controllo Andrew per quei giorni di finale.
Per il nostro Andrew, secondo me, ne vedremo veramente delle belle. Andrew, sei stato marchiato come Manina te quest'anno, te lo dobbiamo dire. Andrew è Manina perché lui passa in tutti gli spogliatoi così. E fa finta di non vedere. Io non ti ho mai svelato un segreto. Dimmi. Tu devi capire che Andrew adesso mi odierà tutta la vita per quello che sto per dire. Ma Andrew, col tuo concorso. Perfetto. Bene. Ok. Questo è bello della diretta. Andrew, col mio concorso, ha trovato la fidanzata. Ne ha trovate 5. Caspita. Nel giro di 2 anni. Lui ogni volta se lui prende il suo concorso come, non so, uomini e donne. Ma devo dire che ne appropriamo parecchio. Lui si salva i nomi, poi se l'è contata ci esce, va a farsi pure lo sprint e poi se ne sta. Pensa a te che cose che fa Andrew. Neanche una durata. Però neanche vabbè, Andrew, devi però comunque devi impegnarti di il più. Il savoir-faire. Devi se vuoi di ti più. Facciamo qualche corso anche a te di presenza scenica per sapersi rapportare, per saperti Andrew, rapportare con te le l'ha detto anche Elisa. Va bene? A questo reality anche tu dovrai fare i corsi. Sì. Lo vogliamo col bikini di Miss Fanny Beach. Beh, certo, ne farò fare uno apposta solo per lui. Solo per te. Solo si accettano commenti. Si accettano commenti per la prima volta. Ragazzi, Andrew davanti. Vi lascio, seguiteci, la corona di Miss Fanny Beach sarà data il 17 sera, quindi mettetevelo già sul calendario. Abbiamo già fatto 4 tappe di selezione: Jesolo, Caorle, Lido di Venezia, Sottomarina questa sera appena terminata, 6 agosto Rosolina Mare, non potete mancare. Seguiteci poi su Radio Wow tutti i nostri daytime, che sono più night time che daytime perché sono alle 20 di sera, dove presenteremo tutte le ragazze. E in questa settimana davvero sveleremo tanti piccoli arcani e tante piccole curiosità di quello che succederà per la finale, quindi se siete curiosi come me dovete per forza connettervi. Sì, ma come sai i nostri amici sono sempre appassionati di Miss Venice Beach, infatti sono in fermento, non vedono l'ora di vedere la tua finale. Quindi amici di Gigi Ferro, ti stavo già per dire amici di Miss Venice. Amici di Miss Venice. Io sono talmente tanto connessa con Miss Venice che mi confondo pure. Amici di Gigi Ferro Team, vi salutiamo. Io e Elisa vi diamo anche una buona notte. Ci vediamo alla prossima tappa, ma soprattutto ricordatevi la finalissima. Ciao amici. 13-17 settembre. Ciao al Mosella Suite. Ciao.